Amici sportivi, vi do il più cordiale benvenuto in questo meraviglioso spazio dell'Automobil Club e del gruppo Autosat. Qui nell'emozionante corner è riservato agli eventi sportivi e al marchio AVA dell'Autosat SPA, l'Automobil Club Lecce celebrerà i propri associati che si sono fatti onore nell'attività sportiva 2018 alla cerimonia di premiazione del campionato sociale di automobilismo. Un cordiale ringraziamento alla stampa qui presente, sempre attenta e disponibile a seguire l'attività dell'ente. Io non voglio dilungarmi più di tanto, ringrazio anche per essere qui con voi, è un'enorme emozione e soprattutto un grandissimo onore. Chiamerei qui al mio fianco il presidente Aurelio Filippi Filippi. Prego. L'applauso scatta spontaneo. Presidente, benvenuto, il microfono aperto, prego. E con, diciamo, orgoglio che ho voluto iniziare qualcosa che penso possa diventare una tradizione, cioè quello di premiare sia gli organizzatori che i piloti, in quanto mi rendo conto che fare il pilota di rally è veramente una forma di missione, perché è uno sport che richiede sacrifici, che richiede impegno, che richiede una passione, che è la passione che poi porta avanti anche l'Automobile Club, le istituzioni sportive. Quindi io ringrazio tutti per partecipare alla serata, ringrazio il Presidente Nazionale che è arrivato apposta per partecipare a questa manifestazione. E così tutte le autorità sportive che stasera sono qui e tutti i piloti. Io ringrazio tutti e ripasso la parola alla conduttrice. Io la invito, Presidente, ad affiancarmi, se non le chiedo troppo, perché adesso succederanno tante di quelle cose belle, chiudiamo gli occhi e facciamo finta di essere veramente in pista. E io sono onorata, fiera di averla al mio fianco, perché adesso prenderà il vivo, proprio entreremo nel vivo della serata. Noi abbiamo qui l'onore, lei lo ha evidenziato poc'anzi, di avere un ospite di eccezione. Vogliamo invitarlo a fare un saluto, lo fa lei? Il Presidente Nazionale, fratello, anche lui. Buonasera. Buonasera a lei, è un onore averla qui con noi, mi sembrava un po', siamo sotto periodo pasquale, è come se dovesse arrivare il Messia è arrivato, siamo fieri e onorati di averla qui con noi innanzitutto,
Magari, non so, vuole lei portare un saluto a questa meravigliosa compagnia qui presente? Sicuramente sì, io torno volentieri tra vecchissimi amici, ahimè vecchissimi, perché siamo vecchissimo io, e quindi per me è un tuffo nel passato, un passato remoto, ma anche un passato recente, perché poi non è che io mi sia allontanato più di tanto. Continuo a seguire con affetto, con amicizia e con tanta passione le cose che si fanno qua. Diciamo che abbiamo fatto nascere insieme, io e Giovanni Cillo, tantissimi anni fa, nel lontano 73, pensate quanti anni sono passati. Però le cose continuano, vanno avanti, mi fa piacere, sono contento per il presidente Filippi, la direttrice Teresa, ma anche Lia, che con tanto impegno continuano a portare avanti eventi che sono molto impegnativi, sempre molto costosi, sempre più costosi, e li portano avanti bene, cioè non è soltanto un mantenere un impegno così, perché bisogna farlo, no, le nuove con tanta voglia di essere non solo legati a un nome, come ormai il Salento, diciamo, grazie a Dio, dopo tanti anni di sacrifici, è diventato una certezza, è diventato, come devo dire, un appuntamento da non perdere, ma soprattutto cercando quello che è la difficoltà maggiore, nonostante la distanza ci separi da quella che è la zona dove il realismo si è sviluppato, è cresciuto ed è in grande salute, cioè la parte nord Italia, a riuscire ad attrarre qui le concorrenti che non vengono soltanto per prendere dei punti, ma vengono anche perché si sa, è noto, che fare un buon risultato al Salento vale doppio. E questo è un valore che bisogna conservare, che bisogna ancora, se possibile, migliorare, aumentare. Cioè noi dobbiamo dare questo valore aggiunto a questa gara, che è distante e distante. Se pensate che gare importanti, rally importanti, al di là della Targa Florio, che è fatto a sé un'isola e vive la gloria del passato, un nome qual è quello Targa Florio, poi veramente bisogna fare 500-600 km per arrivare a un altro livello importante come il Salento. Quindi noi siamo lontani, lontani. Però, ripeto, si è riusciti a conservare questa caratteristica che noi, quando noi ci abbiamo messo veramente tanto, tanta fatica, perché la gente qui non veniva, si seccava, diceva tra i monetti non si può guidare, ma questo non è un rally, questa è la gincana, ce ne siamo stati tutti coloro. Piano piano abbiamo convinto la gente che invece qui c'era veramente da dimostrare la precisione, la classe, ed essere, come devo dire, dei buoni piloti, perché per carità, scudare bello, spettacolare, ha una guida più precisa, direi quasi millimetrica, quando dopo quel millimetro c'è il muretto a secco, è sicuramente più difficile. Ecco perché poi alla fine si sono riconosciuti questi valori, il Salento è il Salento. Bene, io ho lasciato questa creatura, loro la stanno portando avanti, mi sembra che continui veramente questa tradizione e questo importantissimo, diciamo, immagine che il Salento continua ad avere. Mi ricordo che il Salento è stato internazionale, che qui sono venuti piloti come Blomqvist, ancora sono rimasti entusiasti, cioè in effetti in questo lembo così estremo della penisola salentina, della nostra Italia, siamo riusciti in un territorio piatto, perché sono andati sulle montagne, questo lo sanno tutti. Siamo riusciti a creare una cosa che comunque sia diverso dagli altri, atipico quanto volete, però è diventato un appuntamento imperdibile. Grazie mille, e sono certa che i suoi preziosi collaboratori faranno di tutto affinché ciò possa avere soltanto un'evoluzione di crescita. Io la pregherei, se non le chiedo troppo, di affiancarmi, e quando mai mi ricapita, scusate, cioè
due colonne portanti dell'Automobile Club Italia, e io approfitterei, visto che lei poc'anzi ha appena accennato, ci tengo tanto a ringraziare sempre nel nome di chi io ne faccio le veci, una squadra importante. Loro solitamente non sono in pole position, per rimanere in tema automobilistico, però sono dietro le quinte. Senza di loro forse non saremmo, sotto tanti aspetti, qui a raccontarcela. Ci tengo a ringraziare in particolar modo l'ufficio sportivo ACI Lecce, capitanato dalla magica dottoressa Lia Perilli, le sue preziose collaboratrici Ama Tamburino, che è la mente e l'archivio dell'ACI Lecce, la signora Anna. Venga qui signora Anna, si faccia vedere in tutto il suo splendore, e poi loro, gli eredi, le eredi bellissime, Irene Murati e Virginia Negro. Questa è la squadra dell'ufficio sportivo ACI Lecce. Noi avremo modo di vederci ancora, grazie intanto. Io passerei nuova, le foto le avete fatte, mi raccomando, ci teniamo. Ci vediamo, lei ci lascia, no? Veramente. Io approfitto per salutarla, è stato un onore. Grazie. Ringraziamo ancora una volta il nostro super presidente Angelo Stichi Damiani, e adesso Presidente, ci è doveroso ringraziare l'Automobile SAT che ci ospita, e poi abbiamo un attestato da conferire. Chiamerei qui e ritira l'attestato il dottor Giorgio Tamburino Frisani. Buonasera a lei. Ringraziamento a Giorgio, ma alla struttura d'Autosat che ci è stata sempre vicina, che è una parte rilevante dell'organizzazione, è sempre presente a tutte le nostre manifestazioni e anche una partecipazione non solo economica ma di organizzazione, e questo noi ringraziamo. Giorgio e la società che rappresenta. Ringrazio, meritoria molto questa attività dell'Autoclub, che so anche perché ho fatto parte per diversi decenni del Consiglio di Autoclub, e so che sacrifici bisogna portare avanti e che riunioni calde si sono fatte per gestire questa attività che effettivamente porta, secondo me, non ancora quantizzata dai media esterni, un'immagine notevolissima per il Salento. Meriterebbe veramente molto, molto. Grazie. Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità. Io la libererei per qualche minuto, dottor Filippi, e chiamerei qui, perché adesso entriamo nella fase dei riconoscimenti speciali, e chiamerei qui ad affiancarmi il vicepresidente del consiglio direttivo ACI Lecce, dottor Francesco Stichi Damiani. Ecco, adesso entriamo nel vivo, consegneremo degli attestati di merito sportivo alle seguenti personalità. Man mano mi è stato suggerito, chiamerei proprio come primo premiato Antonio Tundo, se è presente, altrimenti un delegato, qualcuno che rappresenti Antonio Tundo, navigatore over 50. C'è qualcuno che possa fare le veci di Antonio Tundo, altrimenti tu? Bellissima, delegato la meravigliosa fanciulla. Quindi, niente, abbiamo già risolto. Grazie mille.
Chiamiamo Giuseppe Lamia, ufficiale di gara dal 1979. Ecco, anche lui ritira il suo attestato, complimenti, per il momento sì. Per la sua dedizione e l'attenzione al mondo dell'automobilismo sportivo salentino, lui è un'icona del nostro Salento, nell'ambito automobilistico soprattutto. Chiamerei qui al mio fianco, al nostro fianco, il nostro carissimo ingegnere Pietro Carella. Deve avere delle buone pecorelle, non è una similitudine sbagliata, voi siete le mie pecorelle, siete meravigliosi in tutto, quindi il merito di tutto è tutto per voi e grazie per quanto fate per il Salento. Facendo delle gare al nord non faccio altro che incontrare delle bellissime occasioni per sentir parlare del nostro grande Salento e questo è tutto, è meraviglioso, ancora grazie a voi. Ingegnere Pietro Carella, proseguiamo con gli attestati, con le premiazioni. Per l'attività di promozione e tutela dello storico marchio premiamo Abad Club Puglia. C'è qualcuno che ritira il premio? Eccola! Facciamo un applauso a questa meravigliosa fanciulla! Vogliamo chiedere? Prego, ci dici come ti chiami? Roberta Perlangeli. Lei, ho già capito tutto, lei non ama parlare, ama pigiare. Vero Roberta? In bocca al lupo, grazie per essere uno di noi, grazie mille Roberta. Per l'attività di promozione e tutela dello storico marchio premiamo la scuderia del Salento Alfa Romeo. E anche qui un giovanotto meraviglioso, siamo tutti ragazzi, si vuole presentare al gentile pubblico? Giuseppe Verardi, rappresento la scuderia Marionata, la scuderia del Salento, che racchiude il marchio Alfa Romeo e la storicità del marchio Alfa Romeo. Complimenti, in bocca al lupo e dai tutta, come si dire, mollare mai, never give up. Grazie mille, grazie, grazie a voi. Passiamo per la sensibilità e l'attenzione al mondo dell'automobilismo sportivo salentino, un grazie particolare a Fortunato SRL. Semplicemente è stato fatto un contributo a manifestazione perché ovviamente è molto bella sia la stessa. Fortunato SRL, non mi resta che dire grazie di esistere. Grazie mille! E passiamo, editore e giornalista Salento in tasca, grazie, grazie soprattutto a voi per divulgare sempre il nostro amato Salento, il nostro questo evento è sicuramente per noi un bellissimo onore, da sempre veniamo al Fondo dell'ACI, raccontiamo le cose bellissime che la delegazione di Lecce fa, avvia da tantissimi anni con tutti i servizi utili che vengono erogati quotidianamente dallo sportello con attenzione, professionalità e grande umiltà, sempre pronti a risolvere tutte le situazioni, sia in
non per coloro che guidano l'auto nella comunità, sia per chi guida la macchina in altri ambiti. C'è da sottolineare anche l'attività fatta dal punto di vista sportivo. Santo Siciliano è sicuramente una di quelle persone che sta profondendo un grande impegno, soprattutto per un motivo che è forse una delle cose più belle, per questa scuola di guida che vede protagonista tutte le macchine, partendo dalle utilitarie, dalle modalità, perché è bene che soprattutto i ragazzi apprendano che la macchina è uno strumento, un attrezzo da saper gestire, soprattutto in quelle situazioni un po' più impegnative, e Santo sta profondendo grande impegno, grazie a lui, grazie a tutte le persone che vivono intorno a lui e che con la passione, abnegazione e soprattutto tanta voglia di trasmettere quei piccoli segreti che permettono a tutti di muoversi piacevolmente nella rete di Aria Salentina. Grazie. Grazie, ci mettiamo. Ecco, se magari mi fanno cenno per motivi tecnici, presumo, il sole bacia bene, facciamoci baciare sotto i riflettori. E adesso tocca a lui, per la sua fattività, la sua collaborazione, per la sua onnipresenza, sempre a disposizione, Pasquale Marzotta. Grazie a tutti. Raccontare e scrivere, diciamo, che è una missione giornalistica, ma quando poi c'è la passione è davvero una festa. Complimenti al mondo dell'Automobile Club d'Italia, complimenti alle varie scuderie, alle varie associazioni, e devo dire che ad attirarmi a questa davvero festa dei motori è stato un amico come Santino Siciliano, che con la sua passione, con la sua competenza, con la sua umiltà ha portato tanto entusiasmo, e per l'Automobile Club d'Italia, diciamo che è davvero un carburante, una passione davvero importante. Grazie ancora e complimenti a voi. Grazie, grazie a te caro Pasquale per tutto ciò che fai. Noi avremo modo di vederci ancora, non andare via, mi raccomando. Noi procediamo sempre più vicino, sempre per la loro attività di diffusione mediatica dei rally del Salento. Premiamo SSR su Salento Rally. Due splendidi giovanotti, buonasera, buonasera, benvenuti. Ciao, buonasera. Ringraziamo tutti per averci fatti arrivare a questo punto. Lo facciamo per passione, senza richiedere nulla a nessuno. Con le nostre forze cerchiamo sempre di andare avanti e di portare più in là possibile il nome del motorsport salentino. Bene, come abbiamo notato, caro dottore, non amano parlare, amano fare quello per cui sono qui poi questa sera. In bocca al lupo ragazzi, in bocca al lupo per tutto. E alla prossima, mi raccomando, continuiamo così, continuiamo. Grazie. E sempre per la loro attività di diffusione mediatica, sulle attività sportive, sulle attività di sviluppo automotive del Salento, premiamo Salento 180 anni. C'è qualcuno? Magari qualcuno che può ritirare il premio, l'attestato, la targa, o qualcuno che è stato delegato, altrimenti sono certa che li faremo ritirare. Teniamolo lì buono. Io nel frattempo, dottor Francesco Sticchi Damiani, la ringrazio, ci vediamo dopo, mi raccomando, grazie mille. E proseguiamo. Io invito qui al mio fianco il componente del consiglio direttivo dell'ACI Lecce, dottor Leonardo Panico. Sera, dottore. Un saluto a tutti,
anche questa è una bella occasione, rivederci non solamente durante il Rally del Salento ma durante l'anno per richiamare la passione che comunque rimane calda in attesa dell'appuntamento di giugno, quindi è sempre bello e grazie ancora a tutti. Io la prego gentilmente, se non le chiedo troppo, di affiancarmi perché adesso continuiamo con la premiazione, la libero intanto dal microfono e proseguiamo con la consegna degli attestati di merito sportivo alle seguenti personalità: Antonio Arseni, imprenditore e pilota per la sua dedizione al motorsport. Non c'è, teniamolo da parte. Luigi Renna, imprenditore che ha avuto il coraggio di improntare una realtà di sviluppo automotive nel Salento. Un applauso. Grazie a lei. Grazie a tutti e grazie anche a Santino sempre siciliano e Enrico Cerpeta che non c'è, e anche come Oma di Arseni prima nominato. Sono un imprenditore aeronautico dove in cui ho costruito una lancia Delta che si assomiglia alla Delta e l'ho costruita tutto da zero, fatta tutto in carbonio fiber. Quindi e ci stiamo costruendo e cimentando su un altro telaio Giulietta. E quindi sono, mi reputo uno sportivo, un pilota che diventerò sicuramente insieme a tutti gli amici a furia di invitarmi e quindi sfogherò la mia passione. Grazie a tutti, grazie a tutti sia il presidente e tutti quelli che ci vogliono bene e che continueremo a fare questo tipo di attività. Grazie. E noi ringraziamo lei, anche noi la vogliamo bene, mi raccomando, non mollare mai. Prossimo premio, la prossima targa va conferita al preparatore salentino con oltre 30 anni di attività, Franco Polito Opolito, non me ne voglia se l'accento. Franco Polito Opolito? Non c'è, teniamo da parte la targa e andiamo avanti. Per l'impegno, la promozione e l'organizzazione delle manifestazioni sportive motoristiche nel Salento, cartodromo pista salentina. Non c'è. Per la stessa motivazione, cartodromo La Conca. E sempre per la stessa motivazione spero che ci sia, che sia presente pista Eurocart. E andiamo avanti, la ASD Caserano Rally Team. Nada. E qui non può che scattare l'applauso perché sono sicurissimo che è presente la ASD Motorsport Scorrano. Vedo qui il nostro presidente dell'ASD Motorsport Scorrano, l'amico Santo Santino Siciliano con il suo Casarà, quindi facciamo un passo indietro. Perché siete timidi ragazzi? Sembriamo cattivi, ma in realtà vi vogliamo un mondo di bene. Fatevi conoscere al mondo. Come ti chiami? Riccardo Misagante. Riccardo Misagante. Questo cognome non mi è proprio sconosciuto di lei. Riccardo, quanti anni hai? 21. E da quanti anni corri? Da due. Quindi sei sceso dalla bicicletta a tre rotelline e ti sei messo nel carro. Bene, ritiri tu il premio, in bocca al lupo per tutto. Grazie mille. Ritorna il nostro amico Santo Siciliano, presidente ASD Motorsport Scorrano. Grazie anche a te. Ci vediamo dopo, Santino. Premiamo ASD Salento Motori.
Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, sono Pasquale. Pasquale? Pasquale! Fiorito, Pasquale Fiorito, nome e cognome, punto. Ritira la targa e noi ringraziamo. Complimenti vivissimi. Premiamo la scuderia Salento Motorsport. Scuderia Max Racing. Ci siamo, Emilia. Ciao, buonasera, benvenuto. Massimiliano Centozzi da Lecce. Codice fiscale. Grazie, grazie mille Massimiliano, in bocca al lupo. Ok, e io direi che sì, un attimino, spero che non l'abbia faticata più di tanto. Per me è stato un piacere, un onore avere una colonna così importante che sorregge spiritualmente, è importantissimo. Io chiamerei a questo punto di nuovo lei, Presidente, il Presidente Aurelio Filippi Filippi. Adesso si faccia forza perché lei mi affiancherà proprio fino alla chiusura della serata. E poi aspetta un attimino. Continuiamo. Mi piacerebbe che il delegato Coni, del Coni, che ci ha dato il piacere di venire stasera, diciamo, salutasse anche lui il nostro sport, e riconoscendo anche all'automobilismo quella capacità sportiva che, diciamo, lui conosce benissimo. Grazie Aurelio. Di dire due parole mi permetto di darti il gagliardetto del CONI quale segno di non solo di saluto ma di riconoscimento per l'attività meritevole che l'Automobile Club Lecce svolge da secoli, diciamo così. Per quanto riguarda l'accenno che tu hai fatto a me come sportivo, io confronto dei risultati che vengono conseguiti dagli automobilisti che vengono a Lecce quando portano la vetrina. Io scompaio da tutto, forse scomparirei anche al confronto di sportivi ben più modesti. Comunque ti ringrazio per avermi esaltato di fronte a tutti. Io porto il saluto del CONI e ringrazio a nome del Comitato Olimpico Nazionale del Presidente Giovanni Malagò, l'Automobile Club di Lecce, che veramente è una colonna. Il Presidente e amico Angelo Sticchi ha detto che noi siamo, parlando di lei, siamo siamo l'estremo sud, ma siamo l'estremo sud solo geograficamente, perché il Rally del Salento ci ha fatto diventare il nord, più del nord, ci ha fatto diventare la stella polare, perché siamo conosciuti e stimati, apprezzati in tutto il mondo per un rally che è veramente un segno di riconoscimento per l'Italia, non soltanto per il sud. Quindi grazie a voi, grazie per avermi invitato e scusate se adesso mi allontano, purtroppo stasera sono stato invitato a più manifestazioni, a più premiazioni e quindi devo scappare. Questo ci le fa onore e ci dispiace doverla salutare, ma la ringraziamo per la sua preziosa presenza. Grazie infinite. Mi piace anche a me, vi ringrazio per la targa. Grazie, grazie a voi. Grazie. Andiamo avanti con le... Vuole aggiungere qualcosa lei, Presidente, o possiamo proseguire con... Con stima e riconoscenza a Giovanni Cillo, presidente della scuderia Piloti Salentini, per essere stato il promotore di tutta l'attività sportiva motoristica del Salento e il custode della memoria storica dell'ultimo cinquantennio. Benvenuto! Ma penso che non basterebbe un'intera biblioteca per poter decantare il suo fantastico operato. Tanti di attività, quindi ringrazio tutti coloro che mi hanno sopportato fino adesso e quindi
abbiamo costruito i livelli in cima agli ingegneri Sticchi del 73, quindi fino ad oggi l'abbiamo costruito. La ringraziamo, grazie per tutto ciò che fa, per il suo straordinario operato. Beh, io devo aggiungere qualcosa. Sì, la motivazione, la storia e quella che ha raccontato il Presidente Sticchi e quello che anche Giovanni sta testimoniando, ma c'è di più, cioè Giovanni è veramente l'icona dell'automobile club e del Rally del Salento, cioè è a lui, come ha riconosciuto anche il Presidente Sticchi, si deve la crescita di questa manifestazione, e se oggi questa manifestazione è così conosciuta in tutta Italia, ecco, un grossissimo contributo a questa storia è avvenuta grazie al lavoro, alla dedizione, alle capacità e alle qualità di Giovanni Ciclo. Quindi io lo faccio, do questa targa con una intima gioia. C'era dopo tanti anni, quindi sei premiato dal Presidente. Grazie mille. Facciamo un applauso alla nostra direttrice, la dottoressa Sambati. Presidente, direttore ACI Lecce. Grazie mille. Se lei è così carina, sicuramente lo sarà per questo mi amerà vita naturale durante, io la inviterei, tanto ci siamo quasi, la inviterei a restare qui con noi. Se ci vuole pregiare della sua presenza, chiamiamo qui Luigi Coluccio, premio talento dell'anno 2018. Ritiro il papà. Il papà di Luigi, che si appresta a ritirare il prestigioso premio. Bonsoir, benvenuto. Prego. Evviva, complimenti vivissimi, e proseguiamo Coppa del Presidente 2018 per Marco De Marco. Anche Marco De Marco fa parte oramai nella storia. Da un ragazzo, quando avevo anch'io, la passione per la corsa, da loro coltivata in maniera professionale. Io, diciamo, correvo come un pazzo, ma non nelle gare purtroppo, quindi diciamo non sono un esempio da seguire. Mentre Marco, come Giovanni, tutti i piloti, dobbiamo soltanto ringraziare. Grazie infinite. Vorrei ricordare a Giovanni Soglio, per il Presidente, il Presidente, alla partenza dei mille miglia, chiusa la macchina con le chiavi dentro. Sorride, sicuramente sarà stato un episodio divertente. E potrei raccontare più di uno su tutti, quantomeno sui piloti presenti, ma io lo risparmio. Magari, perché no, potremmo, approfitto, organizzare una serata proprio per il The Best Of, no? Per tutti i ricordi, chissà quanto ci sarebbe da raccontare. Grazie mille, grazie infinite. Adesso è un piacere di richiamare lui nuovamente al mio fianco, Santino Siciliano. Non ha bisogno di tante presentazioni, io lo chiamo soltanto il gigante buono, disponibile sempre, presente per il prossimo, per gli amici, chi più ne ha più ne metta. Santino, io non vorrei che venissi fraintesa, sicuramente le tue parole saranno molto più interessanti per questo pubblico presente, prego. Sì, praticamente io volevo presentarvi quello che è stato l'invito di ACI Lecce, del direttore e del presidente, riguardo la stesura di una classifica che utilizzeremo qua per la premiazione, per la prossima premiazione.
In pratica abbiamo lavorato in collaborazione con i ragazzi del Sud Salentorelli, che sono dei tifosi in pratica, che seguono i piloti dal muretto, e loro mi hanno dato delle indicazioni su cui lavorare per preparare questa classifica. Cosa abbiamo fatto di fatto? Scusate il giro di parole. In pratica abbiamo realizzato un'unione tra le gare dei rally e quelle che sono state poi le altre gare, le slalom e i Formula Challenge. E sono andato a unire le classi che sono differenti tra rally e slalom e Formula Challenge, determinando un coefficiente per ogni classe. Questo coefficiente è stato utilizzato poi per moltiplicare quella che era la posizione nella classifica assoluta di ogni pilota e moltiplicato poi per il coefficiente di validità della gara. Chiaramente il campionato italiano del Rally Salento aveva un punteggio più alto, il Formula Challenge nazionale aveva un punteggio molto più basso. Questo ha determinato così una classifica, abbiamo di 77 piloti, è stato dato anche un punteggio alla partecipazione, quindi chi ha partecipato a tutte le gare ha preso più punti. Questo ha determinato la classifica che tra poco premieremo. Grazie. Io a questo punto ti invito a restare con noi e chiamerei anche qui al nostro fianco il vicepresidente del consiglio direttivo ACI Lecce, nuovamente il nostro dottor Francesco Sticchi Damiani, e il competente del consiglio direttivo ACI Lecce, il dottor Leonardo Panico, la dottoressa Elvira Sambati da Scaletta, ce l'avrei ancora qui, ma ho avuto il piacere di averla con noi, e poi niente, direi che passiamo veramente al rullio di tamburi, allestiamo il podio, allestiamo, però mi sono un attimino persa ed è proprio qui che avrei bisogno di lui. Lui è Alessandro Rizzo, molti di voi lo conoscono, non so quanti. Alessandro, facciamo un applauso. Lui è un perno importante per l'ufficio sportivo ACI Lecce, è stato di grande supporto, non ama apparire, me l'aveva chiesto sottolineandolo, e io sottolineandolo non ho rispettato i patti, però è anche giusto, doveroso che magari che tu esprimi qualche parola. Grazie Luna, grazie a tutti per essere intervenuti, grazie anche all'Automobile Club di Lecce, l'ufficio sportivo che, come spesso capita, ripone nella mia persona molta fiducia. Io sono anche onorato di far parte, di collaborare con questa squadra che, vorrei ricordarlo, oltre ad essere diciamo il perno centrale per l'automobilismo nella nostra provincia, è anche un perno fondamentale anche a livello nazionale, perché organizzare una gara come il Rally del Salento, una gara di campionato italiano, ha dei crismi di organizzazione, ha dei criteri, ha dei livelli altissimi di organizzazione, quindi per forza di cose richiede delle professionalità eccellenti. L'Automobile Club di Lecce le ha, la figura dell'ufficio sportivo dell'Automobile Club di Lecce appunto ha delle figure che sono professionali, che sono riconosciute a livello nazionale, quindi il fatto di poter collaborare con loro mi onora tantissimo, Luna. Quindi grazie anche all'Automobile Club di Lecce, grazie allo staff che pone in me molta fiducia. Grazie a te Alessandro Rizzo, e passiamo, continuiamo, siamo proprio nel rush finale per quanto riguarda le premiazioni, i vari riconoscimenti, e iniziamo con Daniele Timo, conduttore Under 25, che premia il nostro più presente dottor Filippi Filippi. Eccolo qua il nostro Daniele. Che bello, vediamo ancora ragazzi arrossire, che meraviglia. Daniele, vuoi dire qualche parola? I suoi occhi parlano, un ragazzo meraviglioso, si vede che negli occhi buoni non cambiare mai, mi raccomando. Bocca al lupo! E chiamo qui, anche lui un navigatore Under 25, Gianmarco Podera.
si è portato direttamente il Fans Club, il nostro Gianmarco. Ciao Gianmarco, buonasera a te. Foto diritto, in bocca al lupo anche a te, caro Gianmarco. Adesso il piacere è enorme di chiamare l'unica nota rosa, se vogliamo, se così possiamo dire, con noi questa sera. Lei, anche lei, è un conduttore al femminile, under 25. Accogliamola con il vostro calore, Carla Sara. O Sara Carla, dov'è? Cioè, adesso tu mi devi spiegare questa cosa. Da che non voleva apparire? Ma la parrucca? Si è tagliato i capelli. Va bene, ritira il premio per la nostra... Portali i nostri saluti, mi raccomando. Fagli gli auguri. Il prete ascolta, giovanotto? Riccardo, il presidente ti stava dicendo qualcosa. In bocca al lupo. Ecco, lui è un altro nome che... Cosa vuole? Grazie. Lui è un altro dei nomi che mi pregio di annunciare questa sera, un carissimo amico diventato nel frattempo un volto noto, lui è l'icona, il veterano dell'Automobile Club Salento. Chiamo qui con noi il nostro carissimo Aldo Garrisi, conduttore over 65, ma le stelle non hanno età. E lui fa parlare. Caro Aldo. Grazie. Ecco, un enorme piacere. Sono qui. Sono sceso dalla macchina da corsa, da un Formula Alfa Box, niente di importante, nel 1991, e certamente non pensavo oggi di essere qui dopo 27 anni a ritirare un riconoscimento che mi inorgoglisce. Tra l'altro ho vinto anche la classe sport prototipi del campionato sud, quindi posso ritenermi fortunato moltissimo. Spero ancora di continuare, però. Grazie. Grazie. E noi speriamo di poterti conferire tanti altri premi, tanti altri attestati di riconoscimento. Grazie a te, caro Aldo. Grazie. Adesso passiamo. Coppa Scuderie, premio il dottor Leonardo Panico, e chiamo qui con noi e da noi la scuderia Casarano Rally Team. No. Ormai hai capito come funziona, eh? Sei venuto col fiorino, mi dicono. Ok, adesso entriamo veramente nella classifica assoluta. Attenzione. La decima classificata, premio al dottor Leonardo Panico, Fabrizio Mascia. E io a proposito passerei il microfono all'amico, un collega, il premio te lo consegna il dottor Panico, mentre Alessandro magari, soprattutto per la stampa, può conferire qualche parola in merito, visto che chi meglio di te può conoscere questi ragazzi. Sì, Fabrizio, possiamo fare un piccolo excursus sulla stagione 2008-2018, una stagione che ti ha visto, diciamo, forse più in pista che nei rally, no? dove è nata, diciamo, la tua passione. Una stagione contraddistinta anche da qualche bel risultato.
Sì, sicuramente è stato più che Pisa che Relli, l'anno scorso solamente Relli di Casarano. I risultati sono arrivati per fortuna, ma io non sono, diciamo, un animale da pista, mi trovo molto meglio sulle strade, a maggior ragione quando sono strade strette e tortuose come le nostre. E, diciamo, mi sono difeso e qualcosa di buono che non lo puoi dire. Per chi non lo conoscesse, io faccio un breve riassunto di quello che anche il palmarès, correggimi se sbaglio, Fabrizio, vincitore del Challenge Rally Settima Zona del 2011, vincitore della Coppa di Classe Rally del Campionato Interregionale sia nel 2007 sia nel 2017, Benemerenza Provinciale del CONI nel Lecce nel 2011, vincitore del secondo Memorial Gigi Tommasi nel 2017, e io ne approfitterei per tributare anche un applauso a colui che piloti che la provincia di Lecce e l'intero Salento ha potuto esprimere. Oltre a questo, quinto nel trofeo Corri con Clio Sprinter Ronde Settima Zona 2006, secondo assoluto nel campionato Grande Salento 2018, secondo assoluto nel Formula Challenge Coppa dei Campioni 2019 disputato la scorsa settimana, secondo assoluto nel Formula Challenge Maglia Grecia 2018, secondo assoluto anche nel Rally dei 5 Comuni 2010 e 2012, e terzo assoluto al Rally dei 5 Comuni 2009. Ci fermiamo qui, Fabrizio, perché sennò non finiremo più. Ok. Raccontata così sembro uno molto veloce, ma non so quanto sia vero. Fabrizio, un'ultima cosa, la stagione 2019 è iniziata per te domenica scorsa in quel di Torricella, quali saranno i programmi futuri che ti verranno probabilmente impegnato già tra 15 giorni con la Città di Casarano? Sì, sicuramente tra 15 giorni faccio il Casarano e farò tutte le gare legate alla Formula Challenge, quindi in pista di cui la settimana scorsa è stata la prima tappa. E poi vediamo, forse per me non scendo mai dalle macchine da corsa, però non è facilissimo, soprattutto per lo sforzo economico. Grazie Fabrizio, grazie mille. Grazie mille, Fabrizio, ti inviterei proprio a fermarti qui con noi, ok? Nono classificato, premia sempre il nostro dottor Leonardo Panico, primo Ceri, Fioravanti. C'è Fioravanti a Primiceli, dovrebbe ritirare il premio Paolo Garzia, che lo rivedremo poi in altre occasioni. Fioravanti a Primiceli, non ho classificato, lo ricordiamo, alcuni risultati ottenuti in questo 2018, vincitore della classe M3 a Rally Città di Casarano e primo di classe anche allo slalom a Santa Caterina di Nardò, appunto 2018. Grazie, grazie per la tua collaborazione, per le tue collaborazioni. Preziose, la tua preziosa collaborazione, Alessandro, anch'io mi incarto ogni tanto. Ottavo classificato, premia sempre il nostro, no, cambia, premia il dottor Francesco Sticchi Damiani, chiamiamo qui con noi Albino Pepe. Anche lui vanta un palmarès molto importante, negli ultimi anni si è distinto anche lui in pista vincendo diversi Formula Challenge, ricordo qualche risultato, vincitore della Coppa di Classe nel campionato interregionale settore rally 2011, 2014 e 2015, vincitore della Coppa di Classe S6 sempre nel campionato interregionale settore slalom 2012 e 2013, sesto assoluto vincitore della Coppa C-Sport classe M4 del trofeo rally nazionale quinta zona 2015, terzo assoluto nel campionato interregionale settore rally 2011 e poi vincitore dei Formula Challenge Coppa dei Campioni 2019 disputato la scorsa settimana, vincitore anche del Formula Challenge Magna Grecia 2018, Terre Ioniche e Challenge Race Terra d'Otranto 2015 organizzato proprio da Santino. Mi fermo qui perché sennò anche il curriculum di Albino. Bene, 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 passiamo al settimo classificato, premio sempre il nostro dottor Sticchi Damiani, Francesco Niccolò Pezzuto. Non c'è. Va bene, se mi permetto,
Luna anche per lui, tributare anche una, curriculum, vincitore del secondo Formula Challenge Magna Grecia 2018, vincitore di classe nel campionato interregionale settore Formula Challenge 2018, non assoluto e primo di classe al Terranotto Challenge Race 2018, secondo assoluto e primo di classe al Formula Challenge Mare e Motori 2018, quinto assoluto e primo di classe allo Slalom del Salento 2018, manifestazione organizzata proprio dall'Automobile Club di Lecce in collaborazione con la scuderia Piloti Salentini, che era l'apertura della stagione 2018. E ci tenei anche a precisare un altro aspetto di Niccolò Pezzuto, perché oltre ad essere un giovanissimo pilota è anche un figlio d'arte, figlio di Massimiliano Pezzuto, e che proprio lo scorso anno insieme al papà hanno gareggiato uno contro l'altro in una elettrizzante cornice del trofeo Super Cup. E dopo un campionato pieno di colpi di scena, Niccolò ha proprio la meglio sul padre e su diversi altri avversari, aggiudicandosi anche il titolo di classe midjet. Benissimo, e passiamo al sesto classificato, Timo Daniele. Daniele, sei qui? Era qui? Quindi è già in pista di nuovo. Ok, va bene, magari qualche nota proprio per l'equità. Anche per Daniele Timo? Sì, Daniele Timo, giovanissimo, classe 1995, vincitore della Coppa di classe R2B nel campionato interregionale 2016, vincitore dello Slalom del Salento 2018, secondo assoluto, secondo di raggruppamento 8 nel Salento Challenge Race 2017, terzo assoluto l'anno precedente, nel 2016, nella stessa manifestazione, sesto assoluto secondo di classe Super 2000 al Rally Città di Casarano 2018. Perfetto, il quinto classificato premiato dalla dottoressa Sambati, Massimiliano Pezzuto. Grazie anche a lui, come dicevamo poc'anzi, papà di Niccolò, altra preziosa colonna diciamo, dell'automobilismo sportivo leccese, nel 1995 con la Peugeot 306 vinse il primo titolo nel campionato italiano velocità turismo e che allora era anche molto ricco di partecipanti. Nella stessa stagione arrivò anche il prestigioso incarico di tester da parte della Michelin per le nuove coperture destinate proprio ai piloti del campionato italiano velocità turismo 1996. Max Pezzuto, per gli amici, passò poi nel super turismo con una Peugeot 405 ai miei 16, sfiorando subito il successo nell'agguerrito raggruppamento dedicato ai privati, nonostante questo, nonostante una macchina un po' obsoleta rispetto a quella degli avversari. Vorrei ricordare che Massimiliano ha anche preso parte nel 2001 al Rally di casa, il Rally del Salento, arrivando vicino al podio, chiudendo sesto assoluto e primo di classe con la Peugeot 306 Max Maxi, una Peugeot ex ufficiale, apparteneva negli anni precedenti a Renato Travaglia, e che in coppia con Enrico De Lorenzo quell'anno, nonostante una serie di sfortune occorse, appunto ottenne il sesto posto assoluto. Nel 1997 invece, sempre al Rally del Salento e sempre con una 306 ma in versione S16, arrivò decimo assoluto al Rally del Salento e terzo di classe, correndo in gara insieme con Luca Volpi. Massimiliano Pezzuto è vincitore di classe nel campionato interregionale 1993 settore Rally, mentre di recente ha vinto lo Slalom di San Cataldo 2017 e il Salento Challenge Race sempre nello stesso anno. Terzo assoluto primo di classe al Terranotto Challenge Race 2018, secondo assoluto primo di classe allo Slalom Santa Caterina di Nardò 2018. Grande Massimiliano, un applauso anche se non è qui con noi. Tra l'altro vorrei ricordarvi che siamo in diretta streaming su www.radiok.it, per cui magari Massimiliano o tutti i nostri amici che non hanno potuto presenziare, essere presenti, avranno modo di vedere tutto ciò che è accaduto in replica magari sui social. Quarto classificato, ditemi che c'è, Mauro Sant'Antonio. Silenzio assoluto. Non c'è nemmeno Mauro, pilota casaranese, vincitore della Coppa Italia Rally classe R3 nel 2016, zona terza zona,
vincitore della Coppa di classe R3 nel campionato regionale Puglia sempre nello stesso anno, vincitore della Coppa di classe nel campionato interregionale Rally 2015 e 2016 e Formula Challenge, per il settore Formula Challenge anche nel 2018. Mi fermo qui per... Ok, nel frattempo direi saremmo arrivati sul podio. Terzo classificato, Fernando Primiceri. Assente anche Fernando Primiceri, palmarese vincitore della Coppa di classe nel campionato interregionale 2012 e 2016, terzo assoluto nel campionato interregionale Rally e Velocità Settore Rally 2012, quarto assoluto nel campionato regionale Puglia 2016, sesto assoluto primo di classe Super 1006 del Challenge Rally Settima Zona 2012, vincitore del 50° Rally del Salento nella sezione campionato regionale del 2017, secondo assoluto nel Rally Città di Casarano 2018, secondo assoluto al Rally Città di Casarano 2013. Altro da dire, ha una bella prestazione per lui, che ci darei a sottolinearla, il settimo posto assoluto colto lo scorso anno a Rally del Salento. Lo scorso anno il Rally del Salento, diciamo, ha vissuto nelle fasi centrali e nelle fasi terminali uno stallo per quanto riguarda la classifica assoluta, e ad animare, diciamo, l'ultima parte, la parte centrale della gara e la parte finale sono state proprio le posizioni dalla sesta alla decima posizione, e Fernando Primiceri è stato artefice di una bellissima gara con continui cambi di posizione sull'ultima prova speciale, è riuscito a scavalcare i suoi avversari cogliendo questo straordinario settimo posto assoluto al Rally del Salento, con avversari chiaramente quotatissimi che frequentano assiduamente il campionato italiano WRC. Bene, stavolta è la volta buona, lo sento, anche se non lo conosco personalmente, sento che lui c'è, secondo classificato, Antonio Forte. Eccolo. Premia la dottoressa Sabati. Antonio Forte, secondo assoluto, nonché presidente della scuderia Salento Motori, un breve curriculum per lui, vincitore della Coppa C-Sport nel campionato regionale Sesta Zona 2018, vincitore della Coppa di classe nel campionato interregionale sia nel 2013 che nel 2017, vincitore di classe al Rally Città di Casarano e Rally del Salento 2018, secondo assoluto e primo di classe allo Slalom del Salento 2018, terzo di classe al Rally Porta del Gargano 2018. Ho dimenticato qualcosa, Antonio? Il secondo posto di oggi. Lo mettiamo in curriculum da domani. Che stagione è stata questa 2018? Una stagione che ti ha visto anche sfiorare una posizione nobile anche nel campionato, nella classifica assoluta del campionato interregionale. Sì, fa parte del gioco, quindi noi ci abbiamo messa tutta, poi abbiamo avuto la sfortuna a Gargano di arrivare ai terzi di classe, e quello ci ha portato a arrivare un po' dietro della classifica generale per quanto riguarda l'interregionale. Però alla fine va bene così, sono super contento, ringrazio Pasquale Fiorito che mi ha navigato al Salento dove abbiamo fatto una bella gara, e poi il mio solito navigatore Gianmarco, e ormai facciamo coppia fissa. Io, se mi permette Alessandro, vorrei ringraziare veramente l'ufficio sportivo per quello che ha fatto oggi, e ci voleva, era una cosa appunto che andava fatta da un po' di tempo. Mi dispiace che molte persone non sono presenti, eppure stanno a 30 km da qua, quindi poi non ci lamentiamo se l'ufficio sportivo fa poco, invece fanno tanto, non si vede, però quel poco che oggi sono riusciti a fare per noi non lo stiamo appunto dimostrando. Questo è l'unico rammarico che ho, che arriva anche dalle orecchie di queste persone. Grazie per questa presentazione, anche per dire che la stagione 2019 per la scuderia Salento Motori è già iniziata con il Rally di Formia, se non vado errato. Che stagione sarà per la scuderia e che stagione sarà anche per te? No, prometto che è iniziato prima, perché abbiamo un nuovo equipaggio, Elvis Schentr con Elena Giovenale ha scelto la Salento Motori per fare l'intero campionato del Coppa Italia prima zona, in più faranno anche comparsa nel CIR,
e poi abbiamo fatto anche il rally di Formio. Perdonami Antonio, parliamo di Elvis Chantre, un pilota che vanta un titolo nazionale, è stato anche campione italiano, ha vinto proprio il campionato italiano WRC, che all'epoca non si chiamava così ma era il trofeo italiano rally asfalto, quindi è un onore per la scuderia Salento Motori avere tra i propri portacolori una pilota di così codesto blasone, chiaramente è anche un onore per noi sentirci anche rappresentati a livello territoriale da, sia da una scuderia che vanta tra i suoi affiliati un rappresentante di questo livello, sia come territorio, perché porta i suoi benefici anche per l'intero territorio. Certo, certo, a me principalmente quando mi ha chiamato e ci siamo visti mi ha fatto un enorme piacere e penso che la maggior parte possono essere contenti e soddisfatti che una scuderia come la nostra ha in casa una comunità di loro come il Mr. Chantre, che ha tutte le sue doti, come stai dicendo tu, cioè, ha fatto un secondo assoluto bella lavoratura perché lui stava vincendo già il rally, però appuntamento subito dopo a Casalano con il Valliconesi, stessa macchina, quindi sicuramente sarà da protagonista. Tra la figura di Elvis Chantre, quale sarà la stagione appunto 2019 per la Salento Motori? Adesso ci stiamo preparando per la gara di casa, che è il Casalano, e abbiamo già iscrizioni inviate, una quindicina di equipaggi, di cui ci saranno già un 5 R5 con noi, e le persone sappiamo già, da Francesco Pizzello, Tommaso Memmi, Leo Albano, e Mauro Damuccio, poi ci sarò io che punterò con il Super 2000, la novità è la scuola è quella. Bene, grazie Antonio, ti inviterei a rimanere qui. Grazie, sì, rimani con noi e mi aiuti a lanciare il primo della classe. Sai chi è? Certamente l'avrete letto sui vari comunicati stampa che sono girati negli ultimi giorni. Lo chiamiamo insieme? Voglio fare una precisazione sul primo classificato. È un ragazzino, quando l'ho conosciuto, che mi chiamava in continuazione per suggerimenti, aveva tutte le sue paure, quando doveva fare una gara però mi ha sempre battuto, qualsiasi gara abbiamo fatto è arrivato sempre davanti a me e oggi è arrivato anche davanti a me. Quindi... Lo chiamiamo insieme, vai. Paolo Garcia, primo classificato, riceve il premio dal nostro presidente Aurelio Filippi Filippi. Tu vuoi stare vicino a me, non me ne volere, scusa. Una stagione contraddistinta da tanti grandissimi risultati questo 2018 per te. Io riassumo brevemente il tuo curriculum. Sono tanti in effetti, ma io vi vorrei anche riallacciare il discorso di Antonio Forte, che diceva che l'ha battuto, ma Garzia non ha battuto solo Antonio Forte, ha battuto anche tantissimi piloti blasonati, con un'avventura molto piccola. Questo è un segno anche di un grande talento, giovane, non più giovanissimo, possiamo dire Paolo, però il piede resta sempre quello pesante. Perdonami un attimo per introdurti con un piccolo excursus su quello che è il tuo palmarès. Vincitore della Coppa di Classe nella Coppa Italia Rally Quarta Zona nel Campionato Regionale Puglia 2018, vincitore della Coppa C-Sport Classe N2 nel Trofeo Rally Nazionali Quinta Zona 2015, vincitore del secondo Campionato Grande Salento 2018, vincitore del Campionato Interregionale Rally e Velocità Settore Rally 2015-2017 e Settore Formula Challenge 2018, vincitore della Coppa di Classe nel Campionato Interregionale 2013-2015, 2017-2018, vincitore del terzo Salento Challenge Race 2016, vincitore del Formula Challenge delle Ioniche 2018. Continueremo, cioè potremo continuare all'infinito Paolo. Una stagione 2018, dicevamo, contraddistinta da tanti grandi risultati. Sì, diciamo, la stagione è stata un po' tra alti e bassi perché ho anche la sfortuna che in gara mi sono dovuto, diciamo, ritirare per problemi tecnici. Però tutto sommato, anche grazie a Formula Challenge, agli slalom che abbiamo effettuato, sono riuscito a finire qualche gara e ottenere qualche punto. Comunque è stata una gara
insieme quali sono le gare che molti piloti dovrebbero evitare per evitare di scontrarti con te in questo 2019. A parte gli scherzi, dove ti vedremo impegnato in questo 2019? Sarà fastidio comunque. Ci sto provando, però al massimo riusciamo a correre contro una macchina abbastanza piccola, però basta che si diverte. Molti, perdonami l'interruzione, molti si chiedono, cioè molti ti vedono anche su una vettura leggermente più performante, no? Perché ti hanno sempre visto correre con queste vetture piccole dove ti sei straordinariamente distinto, danno anche molto fastidio ad avversari che corrono con vetture molto più performanti della tua. Però alcuni si chiedono come mai Paolo Garzia si ferma solo alle classi piccole. È un discorso chiaramente di budget, no? Sì, diciamo che purtroppo nel limite delle possibilità cerco di noleggiare, diciamo, una macchina che sia delle mie tasche, quindi cerco di divertirmi con quello che posso. Bene, grazie Paolo, in bocca al lupo per la stagione. Io non so se i fotografi avranno bisogno, sì, di tributare adesso hanno bisogno i primi classificati. Non andate via nel frattempo, perché le premiazioni sono finite, e invito anche voi ragazzi, i tre classificati. Beati gli ultimi che saranno i primi, non andate via, diceva qualcuno. Lei pensa che noi ci siamo dimenticati, e mo che sente il suo nome, si è già nascosta. Chiamerei proprio a lei, la nostra carissima Lia Perilli, l'automobile Club Lecce ci tiene, come è doveroso ringraziare questa straordinaria donna per il suo operato. Lei è il perno, il motore, giusto per rimanere in tema. Senza di lei mi è stato suggerito, io ho avuto il piacere di conoscerla da pochissimo tempo, ma lei è veramente il motore, sono la benzina del motore che fa ruotare tutto intorno. E il suo staff, l'ufficio sportivo, abbiamo avuto il piacere di presentarlo proprio nell'overture, nell'apertura della serata, la targa di riconoscimento, come giusto che sia. So che ami parlare tanto, cara Lia. Vuoi farlo personalmente il tuo ringraziamento? Ringrazio tutti, come sempre sapete stupirmi, io continuerò a lavorare come ho sempre fatto, per l'amore di questo sport e dell'ente che mi dà la possibilità di mandare avanti un progetto grossissimo che è quello dell'automobilismo, che tutti amiamo. Grazie ancora. E noi amiamo te. Detto ciò, io lo so, anche qui verrò punita, cartellino rosso, la nostra dottoressa Sambati, direttore ACI Lecce, lo so che lei non ama parlare, però mi sembra doveroso almeno un... Va bene. Grazie. Dunque, c'era una volta, so quanto tempo avete. Va bene, allora vi ringrazio per essere qui, per averci dedicato un po' del vostro tempo, è stata una bellissima manifestazione. Come ha detto qualcuno, ci voleva, era da tanto tempo che dovevamo farla. Speriamo che sia l'inizio di una lunga serie, cercheremo di farla insomma sempre nel nostro stile, nello stile dell'Automobile Club. E, però davvero vi dico solo una cosa parlandovi un attimo di me, cioè io sono in ACI da tantissimi anni, un po' di anni, e, però in realtà, nonostante che io sia nata in questa, nella casa ACI anche come lavoratrice, ma lo sport automobilistico non mi ero mai avvicinata, non mi aveva proprio mai sfiorato, e ho iniziato a farlo quando sono diventato direttore dell'Automobile Club Lecce. Piano piano crescendo, e devo dire che ringrazio soprattutto insomma, persone come Santino, come Antonio, perché sono riusciti a trasmettermi la loro passione, perché quello che traspare ogni volta quando vado a Belli o agli altri gare, e proprio si vede e si percepisce la passione, che è una bellissima cosa. E poi voglio concludere ringraziando, perché è vero, la Automobile Club è vicino a tutte le scuderie.
categorie, a tutte le gare, insomma, diamo sempre il nostro contributo, l'ufficio sportivo in modo particolare, ma ogni gara, ogni rally è fatto però da tantissime altre persone, quindi vedo anche un paio sparse al comune in giro, quindi anche loro fanno parte di questo nostro meraviglioso mondo sportivo e automobilistico, alla quale anche a loro naturalmente questa sera voglio dare un ringraziamento. Grazie a tutti. A tutti i presenti, alla stampa in particolar modo, agli amici sportivi qui presenti, adesso direi c'è un rinfresco offerto, correggendomi se sbaglio, dalla padrona di casa, dall'Autosat, giusto? Mi correggete se sbaglio? Ok. Buon rientro a casa, lunga vita allo sport sempre, alla prossima! Hindsight is fleeting when your heart's bleeding.